Inizia il nostro viaggio in una terra piena di bellezze naturali, tra cascate, montagne e grotte. Ecco a voi la Slovenia. Per questo viaggio non potevo far altro che partire con i miei pazzi amici naturalisti. Paolo, detto il calabrese di montagna, e Matteo, il fotografo di Milano Lambrate. Ok, abbiamo caricato le robe nel bolide, si parte! Grande bolide! Già mi piace la Slovenia comunque, 1,36. Quando vedi 1,36 non mi piace. Che fai, non ti prendi i biscotti napolitanchi? Per forza. Abbiamo fatto due passi in Slovenia, abbiamo preso il diluvio e stiamo mangiando ciambelle. E patatine, facciamo proprio schifo. Siamo delle merde, però è buono. Tempo non è dei migliori, adesso stiamo raggiungendo le grotte di Postumia. E guardate che bello questo paesaggio. Ormai siamo quasi arrivati. Eccole! Si parte! Con una lunghezza che supera i 20 km, le grotte di Postumia sono le grotte turistiche più lunghe d'Europa. Nel 1872 è stata inaugurata la ferrovia sotterranea che oggi permette l'ingresso ai turisti. L'esperienza è affascinante e la grandezza delle grotte lascia bocca aperta. State solo attenti alla testa. Qua picchio la testa veramente, raga. Oh, picchio qua? Ma sei seduto di là. Sono 25 km di grotta pazzesche. La prima si chiama la sala degli spaghetti. Spaghetti. E quando siamo là, se guardate su, vedrete delle stalattiti molto sottili che proprio assomigliano agli spaghetti. È proprio per te. Pizza, pasta, mandorini, mettete un bicchiere di vino. Con un po' di fantasia si possono trovare stalagmiti dalle forme più disparate, tipo una mano che fa le corna oppure la torre di Pisa. Che figata. Chissà quanto tempo ci ho voluto a scavarlo. Da parte alla grotta c'è un'esposizione che parla della formazione di queste grotte dovuta al carsismo e tante altre curiosità. Che manualità qua. Anni di esperienza. Guarda come cresce. Che figata. Nell'esposizione poi è bellissimo il fatto che ti dicono tutti gli animali che ci sono in grotta. Fra l'altro, se girate vi dice anche il nome. E poi c'è la sorpresa finale, guardate. Ma adesso raggiungiamo il vivario dove vengono mostrati gli strani animali di questo ambiente. 315 specie diverse, adattatesi alla vita di grotta, al punto da non poter sopravvivere all'esterno. Ma le specie diverse che vivono nel sistema delle grotte di Postumia sono oltre 400. Le specie che si possono trovare sono molte, ma quella più famosa è sicuramente il proteo. Ecco, qua si vede benissimo. Secondo la leggenda, uno spaventoso drago abitava in queste grotte e quando il proteo fu ritrovato si credette che fosse un piccolo di drago. Ovviamente ciò non è vero, nel 2013 sono state trovate delle uova di proteo e nel 2016 il pubblico mondiale ha assistito per la prima volta alla nascita di questo animale. Stranissimo, infatti c'ha le branchie esterne. Non ha gli occhi ma degli abbozzi, diciamo, che gli serve solo per essere sensibile alla luce. E ha un corpo molto anguilliforme, parti molto piccoli. La visita è stata veramente bellissima. Tra l'altro, una curiosità, i protei possono sopravvivere anche fino a 10 anni senza mangiare. Mentre noi qualche ora, quindi adesso andiamo a pranzare. Mi rifiuto, raga, cioè campagnola, La burrata! Nel frattempo abbiamo raggiunto Lubiana, dove abbiamo passato la notte. Siamo arrivati. La nostra villa. Vabbè, bellissima. Vabbè, ci sta, non è male.
Scherzi a parte. No, è tanta roba. Siamo in centro a Lubiana. Adesso facciamo un giretto e poi troviamo un posto dove cenare. Si è raggiunto il ponte. Sopra c'è il castello e quello invece è il bellissimo ponte triplo. Ma che bella! Siamo tornati a casa abbastanza presto perché stava diluviando. Tutto il giorno abbiamo beccato pioggia e adesso ci riposiamo. Ci vediamo domani.